Saluto a tutti, scusate per la scarsezza dei mezzi, scusate anche per la voce, non ci posso dare nulla. Si sta parlando molto in questo periodo della legge contro l'omofobia, qui è noto soprattutto come DDL Scalfarotto, o la legge a tutti gli effetti. In realtà si tratta di una modifica della legge Mancino, la legge contro le discriminazioni. Secondo molti, una legge liberticida che introduce il reato d'opinione. In particolare si è parlato molto anche delle sentinelle in piedi, che manifestano contro questa legge, poiché si dichiarano a favore della cosiddetta famiglia tradizionale. Ma sarà vero che questa legge vieta alle persone di dire quello che si vuole degli omosessuali? È vero che questa legge punisce chi non vuole le cosiddette famiglie arcobaleno? C'è chi dice che omofobo è colui il quale aggiride qualsiasi cosa sui gay. In particolare chi non vuole che si sposino, perché non vorrebbe dare un trattamento paritario agli etero e ai gay, per cui sarebbe discriminatorio. Oppure, più propriamente, è omofobo chi odia e giudica i gay solo perché sono gay. Ho detto arriva gli insulti e la violenza, ma le sentinelle cosa vogliono nella pratica? Sul loro sito ufficiale c'è scritto: in Italia le sentinelle in piedi sono nate in difesa della libertà di espressione, messa in discussione dal DDL Scalfarotto, già approvato dalla Camera e ora dal Senato. Presentato come necessario per fermare atti di violenza e aggressione nei confronti di persone con tendenze omosessuali, il testo è invece fortemente liberticida, in quanto non specifica cosa si intende per omofobia, lasciando al giudice la facoltà di distinguere tra un episodio di discriminazione e una semplice opinione. Non ci vuole molto però a dimostrare che non è assolutamente vero, è al giudice che gli viene data la libertà di distinguere tra discriminazione e opinione personale. Infatti l'articolo 3,3 bis dice infatti testualmente: ai sensi della presente legge non costituiscono discriminazione né istigazione alla discriminazione la libera espressione e manifestazione di convincimenti ed opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, purché non istighino all'odio o alla violenza, né le condotte conformi al diritto vigente, ovvero anche se assunte all'interno di organizzazioni che svolgono attività di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione, ovvero di religione o di culto, relative all'attuazione dei principi e dei valori di rilevanza costituzionale che connotano tali organizzazioni. Quindi la legge dice chiaramente che ognuno può dire quello che si vuole sugli omosessuali, purché non ci siano atti di odio e di violenza, oppure istigazione all'odio o alla violenza. Anche perché in tale caso nemmeno si potrebbe parlare di libera opinione, perché la tua libertà, si suole dire, no? Finisce dove inizia la mia. Addirittura per coloro i quali sono venuti da me, mi sono venuti a dire, no? Quella legge vieta di leggere la Bibbia, no? Toglierebbe la libertà di religione. In realtà no, cioè, c'è scritto chiaramente che le religioni possono dire quello che vogliono, no? Nei limiti costituzionali. Così come anche i medici e gli psicologi, perché ci sono medici che non credono che l'omosessualità vada tolta, no? Dal manuale dei disturbi, cioè il DSM, mi pare, no? Il manuale dei disturbi. Ci sono persone, medici, psicologi, scienziati, che sono convinti ancora che siano, che l'omosessualità sia una malattia, un disturbo, qualcosa del genere. E c'è gente che urla, no? Radiateli dall'ordine, vanno denunciati, com'è possibile che... In realtà, no, dire questa cosa, anche se non possiamo non essere d'accordo, a parte il fatto che se sono scienziati loro e non noi, qualcuno ci potrebbe venire a dire, però se non c'è odio o violenza, non vuol dire mica che sia reato, anche perché se il medico dice che io sono depresso, che mi devo fare curare, non mica mi vuole male, mica mi odia, che dice che sono depresso, anzi magari direbbe il contrario. E poi, voglio dire, la discussione su tale argomento ancora non si è chiusa. E poi nell'introduzione, no? Anche se vabbè, non c'è effettivamente una definizione precisa di omofobia,
Ci sono degli esempi molto eloquenti, no? Cioè, uno che mi ha colpito molto è stato quello della madre che dice alla figlia: non sposare, che ne so, un nome di fantasia, Giovanni, no? Perché è bisessuale. E la capisci cosa significa? Giudicare una persona solo per le sue preferenze, no? Non va bene una persona come marito solo perché ha quei gusti là. Tra l'altro, una persona quando si sposa, no? In teoria promette di rimanere fedele alla moglie, in teoria. Dovrebbe essere così, quindi in teoria una persona che si sposa con una donna, anche se bisessuale, in teoria per molto molto tempo non dovrebbe andare con gli uomini. Quindi in sintesi le cose sono due: o le sentinelle, cioè, non conoscono contro cosa stanno manifestando, no? Oppure sono veramente omofobi e disinformatori perché raccontano balle sulla legge in questione. O sono disinformati, o sono omofobi e disinformatori. Poi voglio raccontarvi ciò che mi è successo l'anno scorso. C'erano per Lecce, in giro dei manifesti, firmati centinaia in piedi, dove dicevano che erano un gruppo dichiaratamente omofobo per la sottomissione della donna all'uomo. Ora, potrebbe essere che siano stati loro veramente, che poi hanno fatto sparire tutto, su internet non c'è traccia di tutto ciò. Ma erano loro davvero, e se avessi trovato questo manifesto qua, ve l'avrei fatto vedere. Ho detto, guardate, veramente le sentinelle in piedi sono dichiaratamente omofobe e sessiste. Potrebbe anche essere stato un gruppo che si è firmato così, ma in realtà non c'entra niente. Può darsi che i vertici del movimento non sapessero niente, o magari hanno frainteso il significato di omofobia, come dicevamo prima. Potrebbe darsi che siano stati dei simpaticoni che, volendo gettare fango sul movimento, hanno fatto questa cosa così la gente leggeva e si indignava. Comunque, non sapevano, forse non sapevano mai questa cosa. In ogni caso, confondere i due significati, cioè dire che omofobia è essere contro la famiglia tradizionale, o anche questo, no? Potrebbe far credere un giorno che essere omofobo in toto, cioè nel senso che si il termine sia un diritto. Perché magari non se essere a favore della famiglia tradizionale è un diritto, essendo omofobia, allora omofobia è un diritto. Un ragionamento sbagliato, che però può essere, potrebbe convincere. Oppure, molti credono effettivamente che un giorno veramente ci sarà il reato d'opinione su sta cosa. Il reato d'opinione nel dire io sono a favore della mia tradizione, magari sarà vero un giorno, perché non è irrealistica secondo me come cosa. Ma è sbagliato entrambi, no? Né che sia omofobia un diritto, e né che sia togliere la persona la libertà di dire cose che magari sono. Anche se possiamo non essere d'accordo, effettivamente, sono valori che ormai non condividiamo più. 100 anni fa magari siamo stati di duro avviso, ma oggi no. La maggior parte delle persone non lo sono più. Almeno in teoria, ma in pratica, bisogna vedere come si comportano le persone con gli omosessuali. Molti infatti d'altro parlano, no, delle cosiddette lobby gay che vogliono indottrinare tutti, omosessualizzare tutti. Io non so, non ne so abbastanza per esprimere un giudizio su questa storia. Magari sarà in buona parte un'argomentazione ad hominem, una fallacia dell'uomo di Pari. Sono due errori di ragionamento che vengono usati in retorica. Se non sapete che cosa sono, vi consiglio di andarvi a informare. Avere una bella cultura su cosa sono in generale fallacie argomentative, sono gli errori di ragionamento, in sostanza. Magari però in realtà ci può stare qualcosa sotto, di vero. Ma qualcosa che magari no, in questo momento non condividiamo. E comunque sia, prescindere da chi ha ragione e chi ha torto. Questa legge non toglie la libertà a nessuno, anzi, in teoria è così, se poi la fanno rispettare, se poi. Non mi sembra che ci sia molto spazio all'interpretazione. Che ci piaccia o non ci piaccia, che molti vorrebbero veramente che ci sia, che la legge possa azzittire noi, tutti se uno è cattolico, no? Se uno è cattolico, molta gente ci vorrebbe un po' gusto a volere che la legge vieti a una persona di dire quello che pensa. In realtà no, la legge no, non che ci piaccia o che non ci piaccia, non toglie la libertà a nessuno. Spero di aver dimostrato in maniera chiara e palese che adesso la legge chiaramente viene distinto dalla discriminazione, dalla libera opinione, nei vincoli costituzionali. Spero che sia stato chiaro. Scusate ancora per i mezzi e per la voce, non ci posso fare niente. Alla prossima.